Eccolo qui, Cristoforo Colombo di Francesco Guccini, lui ovviamente è Massimo Mazzucco, buongiorno. Pronto. Buongiorno caro. Ciao, buongiorno a tutti, Davide. Da parte mia, di Giorgio, di Mirko, di Laura, di tutta Radio Yes, di tutta Overture, augurissimi. Per che cosa? Perché sei uno dei nonni più giovani del mondo. Allora... mi vuoi far sentire? Vabbè, d'accordo, ormai devo accettarlo. È carina questa cosa, dai, dai. Non ce l'avresti mai fatto un ragazzone così e invece è nonno. Tanti... La piccola... Auguri. Piccola o piccolo? Piccolo, si chiama Luca. Tanti auguri, davvero di cuore. Ben arrivato, Luca. Grazie mille da parte sua. Massimo, i saluti, riprendiamo subito il nostro, il quotidiano. L'altra volta, settimana scorsa, il Versus con Attivissimo hanno grandemente goduto i nostri ascoltatori, soprattutto di questo clima amichevole, di questo clima civile, ma come poteva essere altrimenti, visto che erano i contendenti. Questo però ha inteso anche una schiacciante vittoria, diciamolo pure, almeno nei commenti, ma anche nella valutazione generale di Massimo Mazzucco. Attivissimo non c'è, tu non ne vuoi più parlare, a meno che non ritorni lui. Giustamente, questo depone a tuo favore. So che sulle 12 domande Paolo si era spinto, ma correggimi se sbaglio, è arrivato alla quinta, ha frenato? Ha detto, è andato a casa, ha detto vabbè, intanto l'offerta la faccio io, comincio a rispondere. Poi però ne ha risposto 3 o 4, ne ha scelte 2 di quelle di riserva, di quelle che in realtà erano delle battute, ma quelle vere e vere non le ha neanche toccate. Ma in realtà, cioè se io ho fatto quelle domande perché so che sì, in quelle domande la risposta non puoi darla. Se io ti dico di spiegarmi come è caduto quell'edificio, quando tutti sanno benissimo che non è spiegabile, proprio per quello che è chiaro che sei contro un muro, sei contro la parete a quel punto lì. No? Ecco. Paolo Attivissimo che ritorna con Giuliacci, responsabile ENAV, il 18, venerdì 18 di novembre, lo anticipiamo presentandolo, questo grande speciale sulle scie chimiche. Mi avete sollecitato affinché io intervenissi su una nota che gira. Allora, leggo testualmente: dovremmo far capire alla gente che non è colpa del clima quello che sta succedendo, ma degli esperimenti di geoingegneria. Prima di dire questo, personalmente dovrei documentarmi, quindi mi sembra, e al riguardo abbiamo qualcosa da dire anche rispetto al caso di Angela Celentano, perché ieri ho parlato per gran parte della mattinata col signor Catello Celentano, il papà di Angela, la bambina scomparsa negli anni 90 sul Monte Faito. Detto questo, ritorniamo ovviamente a Massimo, anche perché ieri titolavamo noi nel post di presentazione della trasmissione odierna imperdibile il vero motivo per cui è stato assassinato Gheddafi è nelle mani di questo signore. Qui c'è una ricostruzione suggestiva e giornalistica. Cos'è la moneta d'oro di Gheddafi? Perché tutto snoderebbe da questo. Io ti chiedo, Massimo, di farci una premessa, almeno fino alle 7, poi riprenderemo tutto dalla GR in poi. Che cos'è la moneta d'oro di Gheddafi? Ah, una premessa è difficile, perché bisognerebbe fare prima una brevissima premessa proprio di come funziona il meccanismo del credito nel mondo, che vai, è il modo in cui benissimo si tengono. Abbiamo tutto il tempo che vuoi, prego. Ecco, allora facciamo prima questa premessa. Praticamente quello che viene conosciuto, che è conosciuto da ormai 20-30 anni in tutto il mondo come i finanziamenti per gli aiuti al terzo mondo, fatti sia dalla Banca Mondiale, dall'Istituto, dall'IMF, oppure anche dai gruppi bancari privati, in realtà è un metodo meraviglioso per mettere sotto schiavitù, per guadagnare dei soldi, per mettere sotto schiavitù gli stati poveri grazie al meccanismo del debito. C'è la stessa cosa identica che viene fatta al cittadino al quale che viene invitato a spendere troppo e quindi al quale si prestano i soldi, che poi ti rimane schiavo per tutta la vita, lo si fa anche con gli stati, con una differenza enorme, che quando si fanno questi prestiti ai paesi del terzo mondo, almeno il 60% dei soldi investiti rientrano subito comunque al paese d'origine sotto forma di commesse che sono state già pattuite in anticipo, oppure sotto forma di acquisti di armi e cose del genere. Quindi diciamo che i paesi africani sono costantemente tenuti in schiavi, non più, cioè lo schiavismo è solamente cambiato, una volta si andava lì, si prendevano i negri, si portavano via con le catene, oggi non si può più fare così, lì si tengono schiavi con il debito. C'era un paese chiamato Libia,
il quale invece se ne poteva fottere allegramente del lievito, non ha mai chiesto prestiti a nessuno, perché lui aveva i soldi, aveva il petrolio ed era la Libia di Gheddafi. Questo era già, questa è quella premessa, diciamo, che già dava molto fastidio, perché avere uno che non si sottopone, non si è ricattabile, è molto più difficile da gestire, specialmente un personaggino come lui, che non era certo un ragazzo che si accomoda al primo comando che gli arriva. Dopodiché succede che Gheddafi, capendo benissimo qual è anche lui il meccanismo della schiavizzazione dei paesi del terzo mondo e dell'Africa in particolare, ha cominciato già da una quindicina d'anni a questa parte a mettersi una campagna per creare una moneta africana legata all'oro, ma non solo, e a questo punto intendeva legare il prezzo del petrolio all'oro. Cioè, quando gli americani fossero andati da lui a comprare oro, dice, non si compra più in dollari tot al barile, lo dovete pagare in oro, in moneta aurea africana. Questo avrebbe significato la disfatta del dollaro, specialmente se questo meccanismo dall'Africa, diciamo, si fosse stato esteso a tutti i paesi dell'OPEC, perché il vero segreto, appunto, che tiene ancora in piedi in qualche modo l'economia americana è proprio questo fatto di tenere il prezzo del petrolio legato al dollaro. Se venisse a mancare questo, la loro moneta crolla in maniera vergognosa. E ci aveva già provato Saddam Hussein nel 2000, che aveva detto, quando stava entrando in funzione l'euro, dice, noi legheremo il prezzo del petrolio all'euro, e avete visto anche quello che è successo a Saddam Hussein. Cioè, non si può semplicemente avere una persona che si mette contro il sistema del dollaro mondiale, del petrolio mondiale, e in più che non sottostà, appunto, non è ricattabile dalle banche mondiali. Fatta veramente molto molto breve, molto sintetica. Però è la verità questa, no? Beh, non lo posso dire. Diciamo che moltissimi delle persone che se ne intendono mille volte più di me, da questo punto di vista, io non sono un grande esperto di finanza mondiale, comincio adesso a masticare qualcosa, appunto i concetti principali soprattutto, dovunque tu vai a vedere sui siti, sulle testate anche giornalistiche più avanzate e più approfondite, chiaramente questo è evidentemente un problema. Cioè, chissà come funziona il sistema di controllo di chi emette la moneta e che controlla, quindi praticamente, come disse un certo Rothschild nel 250 anni fa, Amstel Rothschild, dice, chi controlla l'emissione della moneta controlla il mondo, e non aveva capito male il ragazzo. Infatti la grossa discussione è se Berlusconi abbia strappato la fiducia alla comunità europea, all'Europa, riguardo proprio quelli che devono essere gli allineamenti parametrali del paese, no? E quindi si parla di una manovra da far saltare proprio tutta l'impalcatura emotiva anche degli spiriti più leggeri, perché si parla di drastici interventi sull'economia sociale, quando forse uno dei rimedi prioritari sarebbe quello proprio di tornare come paese alla nazionalizzazione della banca, tornare a battere moneta. No? Assolutamente, ma nel momento in cui lo proponi ti succede quello che succede a Gheddafi, quello che è successo a Kennedy, che è stato l'ultimo presidente americano che ha provato a liberarsi dalla morsa dei banchieri e ha provato a produrre il dollaro d'argento e il dollaro governativo, è quello che... tra l'altro ho sentito anche, diciamo, su questa cosa non ho molto approfondito, ma credo che anche Craxi a un certo punto avesse cercato di mettere in piedi una lira coniata messa in distribuzione dal governo italiano. Credo che fosse un progetto molto molto ancora in fase embrionale, e non so su quanto abbia influito sulla sua, diciamo, demise molto rapida e molto disastrosa, però sicuramente non mi sentirei di escludere che anche questo abbia potuto creare un problema per la sua eiezione anticipata, diciamo così. Allora, cialtronerie rusticane le chiamo io. La signora del coordinamento 15 ottobre, proprio quel breve momento quando io gli dico, ma quindi dietro al coordinamento 15 ottobre c'è questo, questo, questo e questo, e lei giustamente disse, lei è una persona sgradevole, lei è un interlocutore molto sgradevole. Noi chiedevamo soltanto, volevo riproporlo insieme a Massimo perché ce l'hanno richiesto gli ascoltatori, si trova anche su YouTube, tra l'altro è proprio Radio Yes, se voi andate su YouTube Radio Yes coordinamento 15 ottobre, la verità a modo loro, sempre loro, non ricordo neanche, però si trova. Sono quei pochi secondi in cui la dottoressa Albano, ce l'abbiamo? Eccola qui, dovremmo sentirla, questo, ecco. Allontanate, per favore,
per favore! Da qua te ne devi andare, te ne devi andare, non ti voglio, non ti voglio, tu sei un fracasso, un pezzo di merda. Ma siete amici di Craxi voi, siete amici di Craxi voi, voi sì, pezzo di merda. Avete salvato un mafioso, mi dispiace. Si è attaccato la faccia. Così, guarda me italiano, facciamolo bene. Io spazio libero, libertà e partecipazione. Visto che evocate tanto la libertà di pensiero, no, sarò liberissimo di esprimermi in questi termini? Beh, mica tanto. La libertà. E chi dà informazione. Stiamo dicendo che ha un dovere. È un dovere che è quello di ricordare che il coordinamento 15 ottobre curerà le caratteristiche, la logistica e l'organizzazione della manifestazione. La libertà. Movimento 15 ottobre, lei sa, Mazzucco, il 15 ottobre oggi abbiamo uno speciale, c'è stato tutto un movimento, no, organizzato e ordito originariamente per creare quel dissenso consenso con un meccanismo ormai abbastanza praticato e oleato, insomma funzionale, no? Genova, Roma, si fanno questi tafferugli e la gente si muove rispetto a questo evento con dissenso consenso. Perché io ringrazio Giorgio Brugnoli, tra l'altro, perché c'è la signora Elvira che ho ritrovato ed è una tua storica, ricordo, insegnante di inglese, se non sbaglio, storica ammiratrice di Mazzucco, storica nel senso radiofonico perché sono giovani sia Mazzucco che la signora Elvira, la quale mi manda un link che l'ottimo Giorgio Brugnoli già qualche giorno fa mi aveva segnalato. Il nuovo ordine mondiale dietro al movimento del 15 ottobre, si chiede colui che stila questo articolo. Riportiamo un articolo che illustra alcuni aspetti che sembrano dimostrare che il movimento degli indignados sarebbe stato foraggiato dagli stessi poteri forti che dovrebbero combattere. Ma perché soltanto a me, a te e a 100 milioni di persone su 6 miliardi questo articolo risulta così scontato e ovvio, Massimo? Pensavo che stessi parlando con Brugnoli, ma è preso di sorpresa. No, dico che c'è qualcuno dietro gli indignados, ma perché solo 100 milioni su 6 miliardi sanno che è così? Sono così tonti gli altri 5 miliardi e 900 milioni? Io ho fatto una differenza fra l'Italia, quando c'è stato appunto le manifestazioni che sono finite come sono finite da noi, sì, come era prevedibilissimo che finissero. Ho fatto una differenza fondamentale, cioè una cosa è andare a manifestare, a fare la manifestazione il giorno tale, da piazza tale a corso tale, andiamo, volemose bene, troviamose tutti e cantiamo con il ruttino al salame, bandiera rossa e quelle cose lì che secondo me già le vedevo vecchie all'epoca di mio padre. Un'altra è un movimento di occupazione pacifica, simbolico ma costante, continuato come quello di Occupy Wall Street, che non ha niente a che vedere con quel tipo di manifestazione che ho visto io in Italia. Sono due cose completamente diverse. Adesso io non voglio mettermi a fare quello che critica l'Italia perché... No, però, aspetta amico mio. Dimmi. Ovviamente si devono anche adattare le manifestazioni rispetto all'habitat in cui le stesse si rappresentano. In America, per fare presa sull'opinione pubblica, ci vuole un certo taglio organizzativo.